Fratelli e sorelle, benvenuti a questo appuntamento sulla parola di Dio nel tempo dell'Avvento, questo tempo di grazia che abbiamo cominciato già da domenica scorsa con l'invito del Vangelo a vegliare, ad essere svegli, potremmo anche dire meglio a risvegliarci, a risvegliare la nostra fede, a risvegliare la nostra attesa, a riattizzare il nostro desiderio per poter andare incontro a colui che viene, l'Emmanuele, il Dio con noi. Questo tempo di grazia che vogliamo vivere nutriti dalla parola di Dio, accompagnati, sostenuti dalla parola di Dio, oltre che dall'Eucarestia e con la preghiera, la meditazione, la riflessione di tutti i nostri fratelli e sorelle. Da soli non potremmo fare nulla, abbiamo bisogno di questa compagnia, di questa cordata per scalare, ecco, la strada di questo incontro, di questa attesa a Gesù, il Dio che si incarna nella storia nostra, nella storia del mondo, nella storia di ogni giorno. E capite che abbiamo sempre bisogno di questa parola che è parola di vita, ma ne abbiamo bisogno in modo particolare in questo tempo di sofferenza per il coronavirus. E soffriremo anche un po' delle limitazioni a quella che è la tradizionale messa di mezzanotte, ma questo non toglierà però di poter celebrare, ecco, la nostra fede della incarnazione di Dio in Gesù Cristo nella nostra storia. Sarà la messa celebrata alla vigilia, sarà la messa celebrata all'aurora, sarà la messa celebrata nel giorno stesso del Natale. Certamente non ci attaccheremo ad una tradizione che ci scoraggerà perché non potrà essere vissuta a mezzanotte, ma rivivremo bene, vivremo bene il mistero della elezione di Dio per noi, della venuta di Dio nella nostra storia. Se il Vangelo di Marco di domenica scorsa ci esortava appunto alla veglia, a restare in piedi per accogliere il padrone di casa appena arriva e bussa, questo padrone che viene, Adventus, no? È la venuta nella società pre-cristiana, era la venuta del Dio nel Tempio, poi diventò la venuta dell'imperatore. Per noi cristiani è la venuta del Dio Signore nella nostra storia, dunque il Vangelo di domenica scorsa di San Marco ci esortava alla veglia. Il Vangelo di questa domenica, ecco, ci proietta non solo sulla figura di Giovanni il Battista, ma sulla realtà di un battesimo che viene praticato da colui che è il più forte, cioè il Signore Gesù. Ma ascoltiamo il Vangelo di Marco di questa seconda domenica di Avvento. Dal Vangelo secondo Marco. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Come sta scritto nel profeta Isaia, ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Vi fu Giovanni che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico, e proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». Parola del Signore, lode a te, o Cristo. Ecco questa bella pagina del Vangelo di San Marco
che noi riceviamo con grande attenzione, anche perché Marco in ordine di tempo è il primo a scrivere tra gli evangelisti sinottici e Marco è stato discepolo di San Pietro, si è formato, potremmo dire, alla scuola del principe degli apostoli. Ma è interessante proprio la prima parola di questo inizio del Vangelo di questa domenica, la prima parola e la prima parola della prima riga del Vangelo di San Marco, inizio del Vangelo di Gesù, cominciamento, inizio del Vangelo di Gesù. E subito l'Evangelista richiama il profeta Isaia. Difatti la prima lettura di questa seconda domenica di Avvento è presa proprio da una bellissima pagina del profeta Isaia, capitolo 40 del profeta Isaia, il cosiddetto Deutero Isaia, il secondo Isaia. Una voce grida nel deserto, preparate la via del Signore. San Marco si riaggancia a quella parola pronunciata molti secoli prima da Isaia. Quindi in questa parola che riceviamo nella seconda domenica di Avvento noi ascoltiamo praticamente due voci che ci parlano della venuta di Dio, due voci che ci parlano del venire di Dio. C'è la voce di Isaia ed è la voce del cuore. Il Signore viene con potenza, però quale potenza è? Il Signore viene con la potenza della sua tenerezza. Il Signore viene, rivela la sua gloria, ma esercita il suo braccio, esercita il dominio con il suo santo braccio, però è pieno di tenerezza, perché ecco, questo potere, questa potenza del Signore equivale a quella di un pastore che fa pascolare il gregge. Un pastore premuroso raduna con il suo braccio il gregge, porta gli agnellini sul petto, conduce dolcemente le pecore madri. Ecco, cogliamo questa prima voce, Isaia, che parla del venire di Dio. Ripeto, un venire con potenza, ma è una potenza che si dischiude, ecco, nella tenerezza, tiene sul petto i piccoli agnelli, conduce pian piano le pecore madri, tenerezza di Dio. Mettiamola nel cuore, questa tenerezza di Dio. È importante perché proprio questa tenerezza di Dio è quella potenza che è possibile ad ogni uomo. Tutto posso in colui che mi dà la forza, dirà anche l'Apostolo, ebbene questa forza che io posso è nella tenerezza di Dio. Questa prima voce, Isaia, la voce del cuore, che ci parla del venire di Dio. C'è poi l'altra voce, quella che sentiamo nel Vangelo di San Marco, una voce che, diciamo, in qualche modo si riverbera sulle acque, una voce che, diciamo, si lancia nella luminosità del sole, e questa voce di Giovanni il Battista: viene uno dopo di me che è il più forte, lui vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco, vi immergerà nel turbine santo di Dio. Ecco, io vorrei fermarmi un po' su questo Giovanni il Battista, perché San Marco, più e meglio degli altri evangelisti, quando parla di Giovanni il Battista, il precursore di Gesù, lo marca con questa caratteristica: battezzare, battesimo, battesimo, battezzare, io battezzo. Questa sottolineatura di una realtà che probabilmente Giovanni Battista praticava sovente, forse, pensano alcuni studiosi, Giovanni il Battista aveva fatto anche parte della comunità di Qumran, dove c'era questo battesimo rituale, ma questo
marchio che San Marco mette quando parla di Giovanni il precursore sul battesimo è proprio per proiettarci in quella realtà di un battesimo più grande, di un battesimo definitivo che proprio Gesù inaugurerà, che proprio Gesù verrà a portare. Insomma, Giovanni con il suo battesimo è un indice puntato, è un segno, annunciatore, è un cartello di segnaletica verso, ecco, il Signore Gesù che sta per venire a portarci un battesimo che sarà un battesimo di salvezza, trasformerà radicalmente la creatura aprendola ad un orizzonte inatteso, che è l'orizzonte stesso di Dio. E vedete, questa voce di Giovanni, voce delle acque e del sole, ecco, sposata con quella di Isaia, che è la voce del cuore, va in una direzione potente. Esiste un eterno presente. Dio viene, Dio si fa viaggiatore del tempo, viaggiatore dei secoli, ma si fa anche viaggiatore nel cuore dell'uomo. Dio viene come un seme che diventa albero, come un lievito che fa fermentare tutta la pasta, viene come un profumo per la vita. Dio si avvicina, Dio si fa prossimo a me, nel tempo, nello spazio, dentro le cose di tutti i giorni, alla porta della mia casa. Dio è presente ad ogni mio risveglio. Queste due voci così belle, Isaia, voce del cuore, Giovanni, che nella realtà del battesimo si fa voce delle acque e del sole, che indicano la vera acqua, il vero sole, che è Gesù Cristo, il Dio incarnato nella nostra storia. Però dicevamo prima, inizio del Vangelo di Gesù. C'eravamo un po' fermati a sottolineare con la matita questa prima parola di questo primo versetto del Vangelo di questa domenica seconda di Avvento. Inizio del Vangelo di Gesù. Vuol dire che si può iniziare di nuovo. Anche dove la vita si è arrestata, anche dove la vita viene rallentata, anche dove la vita viene turbata, mai come in questo tempo di pandemia, la nostra vita è veramente schiacciata, oppressa, non voglio dire disperata, ma la speranza è messa a dura prova. Bene, l'annuncio di questo Vangelo, inizio del Vangelo di Gesù, questa parola inizio sta a dire che si può iniziare di nuovo, si può ripartire, si può aprire il futuro. È inizio di una bella notizia che ci viene data. Si può ripartire solo da una buona notizia, si può ripartire nel segno della bellezza biblica che è anche bontà, o se volete, si può ripartire nel segno della bontà biblica che è anche bellezza. Inizio di una buona notizia capace di farci ricominciare a vivere, di farci ricominciare a progettare, di farci ricominciare a stringere legami, ripartire da gioia, non ripartire da amarezza, dal male che ci assedia. C'è qualcosa di doloroso che accade, però buona notizia diventa il perdono che lava gli angoli più oscuri del cuore. Allora inizio del Vangelo di Gesù come inizio di una bella notizia che è Gesù. È Gesù. Gesù dirà di sé un giorno: io sono la via, la verità e la vita. Sant'Agostino farà uno dei più bei commenti a questa espressione di Gesù. Inizio di una bella notizia che è Gesù. Lui, ecco, Dio che
si attenda in mezzo a noi, Dio che si fa carne, Dio che assume la nostra natura umana, Dio che mette le sue mani nella pasta, ecco, della nostra umanità, della nostra vita. Inizio della bella notizia che è Gesù, tenerezza di Dio. È possibile annunciare a tutti la tenerezza di Dio. È possibile per tutti vivere meglio. Il Vangelo possiede la chiave di questo inizio, di questo nuovo inizio, di questo futuro buono che è Dio con noi, l'Emmanuele, il Dio con noi, Dio sempre vicino, vicino come il respiro, vicino come il cuore, dicevamo prima, come profumo di vita. Giovanni il Battista dice: viene uno che è più forte di me. È Gesù. Gesù è più forte perché è l'unico che può, che sa parlare al cuore. Dio che assume la nostra condizione umana, Dio che si fa carne, Dio che si fa uomo, è l'unico capace di andare dritto al centro, di puntare al centro, al cuore dell'umano e dell'uomo. Sempre il profeta Isaia dirà: annunciate, dite al cuore di Gerusalemme che la sua notte, la sua schiavitù è finita. La voce di Dio è una voce di dentro. Parafrasando Edoardo De Filippo, potremmo anche dire così. È la potente voce di dentro, tutte le altre sono voci di fuori, vengono da fuori. La voce di Dio in Gesù Cristo è l'unica che suona in mezzo all'anima, il cuore dell'uomo. Quello che è verità nel cuore, la verità di Dio piantata nel cuore dell'uomo, fa saltare tutto un mondo di banalità, tutto un mondo di scuse, di pretesti, di conformismi, di apparenze. Viene colui che è più forte di me, viene colui che è il più forte, viene il regno di Dio. Viene il regno di Dio, dunque, un regno che non è ancora stato sopraffatto da altri regni. Il regno di Dio non è ancora stato sopraffatto dal regno dell'economia, dal regno del mercato, dal regno del denaro. Il mondo si va riavvicinando a Dio, lo notiamo anche nella nostra società. Il mondo sta riscoprendo la lezione del cuore. Io quando parlo del cuore non posso mai dimenticare quella bellissima lezione che nel romanzo di Antoine de Saint-Exupéry, Il piccolo principe, quella lezione che la volpe dà al piccolo principe. Quando si congeda dal piccolo principe, la volpe rivela il suo segreto. Arrivederci, piccolo principe, ecco il mio segreto. Non si vede bene che con il cuore, perché l'essenziale è invisibile agli occhi. Il mondo, alla luce di questa pandemia, di questa sofferenza, sta riorientandosi alla voce del cuore, si sta riavvicinando a Dio. Dio è nel cuore. Il mondo va prendendo consapevolezza di sé, delle verità che lo riguardano, della libertà, il fiorire per esempio del femminile, l'attenzione alla donna, la difesa della donna, il ruolo della donna nella famiglia, nella società, il rispetto, la cura per i disabili, l'amore per l'ambiente. Sono tutti argomenti, ai quali potremmo aggiungerne altri evidentemente, ma che, ecco, ci aiutano a capire come effettivamente la lezione del Covid, così amara, sta in qualche modo riorientando l'attenzione del mondo verso
i temi dello spirito, verso i temi del cuore, verso il cuore dell'uomo nel quale abita Dio. Dunque inizio, diceva San Marco, dice San Marco in questa domenica, inizio della bella notizia che è Gesù, una notizia bella perché buona, una notizia buona perché bella. La buona notizia è una storia gravida di futuro buono per il mondo perché Dio è sempre più vicino. Dio è vicino sempre più come un abbraccio, dice Isaia, proprio come quel pastore che abbraccia le sue pecore e conduce pian piano le pecore madri. Buona domenica e buon avvento a tutti.